Andrea Gardini, sesta Olimpiade, quattro da giocatore, una come tecnico dell'Italia e una come tecnico della Polonia. Una bella soddisfazione personale. Beh, sicuramente una soddisfazione incredibile, credo che sia per qualunque atleta di qualunque disciplina l'Olimpiade è il massimo dei massimi, per cui essere ancora in un'Olimpiade, vivere ancora le sensazioni di un campionato olimpico è una cosa meravigliosa. Per di più, come dico sempre, l'Olimpiade è uno dei posti dove mi sento più a casa, perché ci sono tutti quelli alti, quelli giganti, quelli strani, per cui è un po' un ambiente dove ho sempre trovato una sorta di famiglia e mi sento molto a casa mia, mi fa molto piacere tornarci. Ci torni con Andrea Anastasi, che è una parte della tua famiglia, una parte della tua vita, si può dire ormai quasi ci stai più che con Novella. Beh, sì, abbiamo passato tanti trascorsi assieme negli anni in nazionale quando giocavamo e adesso negli ultimi anni come allenatori lavoriamo assieme, lavoriamo bene, io credo, perché abbiamo un ottimo rapporto, un buon feeling, per cui questo non preclude la possibilità di essere ipercritici nei confronti uno dell'altro, di avere continuamente stimoli nuovi che ci permettono poi di cercare qualcosa di nuovo, di consolidare alcune situazioni che stiamo cercando di costruire. Per cui è un rapporto fruttuoso in entrambi i casi. Una prima stagione con la Polonia, direi quasi trionfale. Bronzo alla World League organizzata in casa, ma non era comunque facile. Bronzo all'Europeo con una squadra sicuramente molto rimaneggiata. E adesso secondo posto e qualificazione diretta alla Coppa del Mondo. Sì, è stata una bellissima esperienza. Andare all'estero per noi italiani è sempre un po' particolare. Qui abbiamo trovato un clima veramente eccezionale. Molte difficoltà perché la Polonia vive la pallavolo un po' come noi in Italia viviamo il calcio, per cui c'è una grande pressione, grande attenzione su tutti quanti, non solo su di noi tecnici ma anche sui giocatori, per cui va gestita in qualche maniera. E credo che i ragazzi abbiano risposto molto bene. Molti ragazzi nuovi sono entrati, alcuni sono entrati un po' più anziani in un secondo momento, però lo spirito che ha caratterizzato il gruppo tutto l'anno, uno spirito battagliero, l'abbiamo sempre mantenuto e credo che questo incominci a fare breccia anche nella testa di questa squadra, che sia poi quello che ci può servire per cercare di continuare a fare i risultati. Gardini ha smesso di giocare, adesso fa l'allenatore, ma un'altra Gardini è tornata in campo e gioca, tua figlia. La vedi forse poco spesso perché sei tanto in Polonia, ma sensazioni? Beh, le sensazioni è andare a vedere le partite di mia figlia è innanzitutto un piacere, perché vedo ancora della pallavolo e poi, sai, l'emozione di vedere un figlio giocare e anche nel proprio sport è veramente particolare. Io mi auguro, come dico sempre a lei, non so se diventerà una grandissima giocatrice, smetterà, non lo so, comunque che tragga almeno una parte del grande piacere, della gioia che ho tratto io giocando a pallavolo, glielo auguro continuamente, gli dico di sempre di giocare cercando di divertirsi, perché questo a mio avviso ovviamente è uno sport meraviglioso e può dare divertimento in tantissime situazioni, dall'altissimo livello al livello anche un po' più basso. Ovviamente Andrea Gardini allenatore è per l'allenatore di tua figlia sicuramente una cosa impressionante. Tu che padre sei? Non interviene mai ovviamente. Io non intervengo assolutamente, a meno che mia figlia Serena non mi chieda qualcosa, io non intervengo mai, ovviamente evito assolutamente di parlare di pallavolo con chi allena mia figlia in questo momento, che tra l'altro è una grande ex giocatrice, la Manu Benelli, per cui non avrei nessun problema, lei non avrebbe nessun problema a confrontarsi, però in quel momento, come ho sempre detto ai miei figli, quando siete con le vostre squadre, con i vostri tecnici, loro sono il vostro riferimento, io non c'entro assolutamente niente, vengo comodamente seduto in tribuna a vedermi e a godermi la partita.